Qualcuno ci ha chiamato mamme guerriere. Le donne di Penelope sono tali. Una mamma infatti non si rassegna. Spera, cerca, scava, piange, cammina, corre, anche quando le gambe non la sostengono più, anche quando iniziano a scricchiolare le ossa. Una mamma non vuole, non può fermarsi e non può morire senza un come e senza un perché. Questo è il messaggio di coraggio e di amore lanciato da Marisa Degli Angeli, madre di Cristina Golinucci, scomparsa il 1 settembre del 1992. Marisa ha ricordato l'amore per sua figlia e la lotta per trovare la verità durante la manifestazione tenuta a Cesena l'8 marzo. Non un giorno a caso, perché l'8 marzo è la festa della donna. Dopo anni di silenzio, il caso di Cristina è stato riaperto, rivelando dettagli che hanno finalmente fatto cadere il velo di omertà e silenzio che durava da più di 30 anni. Il caso Golinucci potrebbe essere collegato alla morte di un'altra giovane di Cesena, Chiara Bolognesi. La ragazza è scomparsa un mese dopo Cristina ed è stata ritrovata morta nel fiume Savio 23 giorni dopo. L'attenzione degli investigatori si sta concentrando su un uomo che frequentava gli stessi ambienti delle due ragazze, la chiesa e il volontariato cattolico. Un uomo che avrebbe fatto del male ad altre ragazze. Marisa Degli Angeli, tempo fa, ricevette la confidenza di un'altra madre. Le raccontò che la figlia era stata vittima di un predatore sessuale. Era una persona apparentemente di fiducia. Si faceva chiamare lo zio. Sapendo che io cercavo lavoro, ha detto che mi avrebbe aiutata e mi ha procurato un colloquio. Ma quando sono tornata a casa dopo questo colloquio, ho trovato mia figlia di 17 anni rannicchiata nel suo letto. Non ha parlato per mesi, non mangiava più. Le chiedevo perché, ma lei si era chiusa nel silenzio. Non potevo immaginare cosa fosse successo. Qualche mese dopo sono riuscita a parlare con un amico. Lui mi disse: "Guarda che tua figlia è stata violentata". La ragazza non si è ripresa da quella violenza. Non è più tornata la giovane spensierata che era. Sua madre è stata anche minacciata. Le è stato intimato di non parlare. Anche la chiesa le ha sbattuto la porta in faccia. E il presunto stupratore proveniva proprio dal mondo clericale. Ma ora le cose sembrano essere cambiate. La manifestazione dell'8 marzo a Cesena ne è la dimostrazione. 500 persone hanno marciato con le fiaccole per chiedere giustizia per Cristina e Chiara. La comunità e la chiesa hanno voluto mostrare alle famiglie delle due ragazze che tutti lottano per la verità, dice Marisa. Siamo qui per non dimenticare. Non dimentico le ultime parole di Cristina, i suoi 20 anni, la sua assenza dolorosa. Un peso mentale e psicologico mi accompagna, ma continuo a chiedere giustizia. La mia battaglia dura da più di 30 anni, che sono stati pieni di trabocchetti e inciampi, causati anche da chi credevo mi potesse portare sostegno e conforto. Le mele marce esistono in tutti i contesti, ma non posso odiare tutte le rose soltanto perché una mi appunto. Sono una donna di fede e come tale voglio morire. Chiedo scusa se a volte sono stata ruvida, ma è stato per le tante porte in faccia che a volte io e la mia famiglia abbiamo ricevuto nella ricerca della verità. Non ho mai alzato un dito contro nessuno. Ho sempre e solo raccontato i fatti invocando giustizia. Così come stiamo facendo ora per queste due ragazze, Cristina e Chiara, che si ipotizza possano essere state portate via dalla stessa anima nera. Prego per la verità, per gli inquirenti e gli investigatori che stanno provando a farla emergere. Abbraccio tutti coloro che in questo tempo mi hanno fatto capire quanto ostinatamente si stia ancora cercando Cristina. Ci sono le mele marce e le anime nere, ma ci sono anche tutte queste persone vicine che voglio ringraziare. Anche il vescovo Douglas Ragattieri è intervenuto. Non posso dire che siano state nascoste delle cose. Credo ci sia stata collaborazione piena per queste vicende da parte di frati e preti. In questo momento riscontro disagio anche tra i miei collaboratori più stretti. Ma non ci sono prove certe. E non si possono quindi condannare persone senza le prove certe. Chi sapeva e chissà deve parlare.
Chiara e Cristina sono vittime dello stesso mostro? Cristina parlava proprio di mostri nel suo diario. Sembra sia la stessa persona oggi indagata dagli investigatori. Marisa ha ipotizzato che Cristina lo abbia incontrato durante il volontariato. Nei suoi diari la ragazza raccontava la sua quotidianità, i rapporti di amicizia e le persone che conosceva. Quelle relazioni oggi sono nuovamente al centro dell'indagine, così come il destino di Chiara Bolognesi. Il suo caso, 30 anni fa, fu archiviato come suicidio. Una storia tutta da riscrivere.